Prima della cronaca di Roma del Corriere di ieri, lei ha utilizzato termini molto duri nei confronti della scelta dell'amministrazione Marino sull'evento dei Rolling Stones al Circo Massimo. Perché? Ma per un fatto che riguarda la collettività ed è molto semplice, le attuali regole economiche per la cessione di spazi pubblici hanno consentito di calcolare in appena 7.938 euro, diciamo quasi 8.000 euro, il costo a carico degli organizzatori del concerto dei Rolling Stones da pagare all'amministrazione comunale. Ora, visto e considerato che non si possono cambiare le regole in corso d'opera, quello che noi abbiamo contestato e continuiamo a contestare all'amministrazione comunale è il fatto che a fronte di una cifra così ridicola, era doveroso dal punto di vista civile, politico e amministrativo che l'amministrazione richiedesse un contributo supplettivo all'organizzazione di un concerto, ricordiamo, è un concerto privato, qui non stiamo parlando, il sindaco Marino continua a dire ho portato i Rolling Stones a Roma. I Rolling Stones hanno organizzato un concerto privato con gli spazi chiusi a disposizione esclusivamente di coloro che hanno pagato il biglietto, quindi si tratta di una manifestazione privata, in cui gli altri cittadini romani, quelli che non hanno pagato il biglietto, che sono la totalità, hanno avuto soltanto dei disagi e ovviamente dei problemi. Allora, a fronte di una cosa di questo genere, in una capitale civile moderna, un sindaco chiede un contributo, che possa rimanere nelle casse del comune e, possa trasformarsi in qualcosa di concreto. Non ci dimentichiamo che a Londra i Royal Parks, che è un'associazione che dipende dal locale Ministero della Cultura, ha una tabella molto chiara per l'occupazione dello spazio pubblico. E parliamo di un normale parco pubblico, non di un'area archeologica pregiata come il Circo Massimo, e sono stati fatti dei calcoli e l'equivalente concerto sarebbe costato alle tasche degli organizzatori 300.000 euro. Questo è un passaggio cruciale. Vorrei sottoporle alcune delle questioni che sono emerse nel corso delle ultime ore. La prima, ad una peraltro già risposto, non si tiene in considerazione l'indotto, quei 25 milioni di euro a cui ha fatto riferimento il sindaco, ma anche su questo lei è stato molto duro nel pezzo che ha scritto sul Corriere. Sì, perché è molto semplicemente qui bisogna intendersi anche sul senso delle cose. L'indotto è qualcosa che riguarda una categoria ben precisa di cittadini che appunto possono essere i commercianti, i ristoratori, i bar. Io ho anche fatto l'esempio, quella che io chiamo una nota famiglia di ambulanti, di commercianti ambulanti, poiché questa famiglia ha l'abitudine ogni volta che viene tirata in ballo di citare i giornalisti in tribunale. Io naturalmente a questo punto mi sono stancato, già è successa 3 volte e li chiamo così, ma tutti sanno chi sono a Roma, hanno anche un familiare importante esponente politico in comune. Ecco, io penso questo semplicemente, che la città non ha avuto un beneficio, cioè bisogna sempre chiarirsi. Se fosse stato un concerto gratuito a disposizione della collettività romana, offerto dall'amministrazione comunale, io non solo, ma non io, il giornale che io ho l'onore di rappresentare non avrebbe avuto nulla da dire. Anzi, avremmo applaudito. Ma trattandosi, insisto, di una manifestazione privata, allora lì rientra il diritto privato, ovvero un privato nel momento in cui occupa. Non stiamo parlando del Carnevale di Venezia offerto dall'amministrazione veneziana ai propri cittadini e ai turisti. Parliamo, insisto, continuo a sottolineare, di un concerto privato che ha fruttato circa 8 milioni di euro di incasso e non si vede per quale motivo una città come Roma debba di fatto regalare uno spazio archeologico di grandissimo prestigio. Facciamo un passo indietro perché il sindaco Marino ieri, rispondendo peraltro proprio all'articolo, ha fatto riferimento all'approvazione in giunta di un bilancio che prevede l'aumento delle tariffe per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico.
e ha spiegato come inevitabilmente poi il bilancio debba passare per il Consiglio Comunale, per l'Assemblea Capitolina, e che dunque ci vuole tempo per risistemare alcune situazioni che anche lui ritiene oggettivamente sbagliate. Lei però oggi, in una risposta ad un lettore sul Corriere della Sera, marca una distinzione. Da una parte la tariffa per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, dall'altra forse la necessità di una riflessione più ampia per quanto concerne le aree archeologiche. Ci spiega? Sì, nel senso che noi viviamo in una città particolarissima che non ha eguali nel mondo, nel senso che questo è il più grande parco archeologico all'aperto che esista sul pianeta, non ce n'è un altro. È un'area archeologica diffusa di straordinaria bellezza e di grande prestigio. E naturalmente la tentazione di molti organizzatori di eventi legati all'attualità, al tempo libero, allo spettacolo, è quella di incastonarli con lo sfondo. Io sono abbastanza grande da ricordare la primissima estate romana, quando Renato Nicolini, con un colpo di genio, mise lì la rassegna cinematografica all'ombra di Massenzio. E naturalmente, ecco, quello fu, per esempio, un caso straordinario di intelligenza politico-culturale in cui si utilizzava uno spazio senza minimamente poter immaginare neanche da lontano di creare un danno, perché ovviamente lì c'è uno spiazzo e nessuno poteva fare alcun genere di danno, e lì fu un modo per rilanciare nell'idea collettiva l'importanza dell'archeologia. Ecco, qua certo è necessario che ci sia una revisione dei costi di questi spazi, perché è troppo facile organizzare una rassegna cinematografica o anche un mercatino all'aperto, come spesso succede, addossandosi alle meraviglie che Roma può proporre. E naturalmente però bisogna sempre ragionare in termini di diritto privato, ci sono dei ricavi, ci sono delle cose che bisogna dare. Ecco, non vorrei che sull'automatismo di questa, diciamo sull'impatto che si è avuto di questa polemica, che mi risulta abbia fatto riflettere non solo esponenti romani, ma diciamo così ha interessato anche ambienti legati a Palazzo Chigi, anche ambienti legati al Ministero dei Beni Culturali, che naturalmente hanno avuto difficoltà anche loro a capire fino in fondo la scelta che è stata fatta dall'amministrazione Marino. Ecco, io non vorrei che come contraccolpo di tutte queste polemiche a pagare fosse il cittadino privato, cioè dobbiamo alzare le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico e magari un povero condominio che deve rimettere a posto la facciata si ritrova con un salasso nel nome della importanza di rivedere le tariffe. Ecco, questo sarebbe, io ho usato un'espressione che oltre al danno ricevuto dai Rolling Stones, se uno si debba immaginare di avere anche la beffa di un'amministrazione comunale che non distingua i due casi. È ottimista, per così chiudiamo con una battuta, questo eventuale concerto dei Coldplay su un aspetto organizzativo e evidentemente tariffario diverso? Io penso una cosa, che occorrerebbe riflettere con molta attenzione su quanto ha detto oggi al nostro giornale, non a me, e quindi ancora con maggiore felicità lo sottolineo, Giovanni Puglisi, che è il presidente del Comitato Italiano per l'UNESCO, il quale ha messo in guardia l'amministrazione comunale dal continuare a usare il Circo Massimo. Ora sappiamo perfettamente che l'UNESCO non è un'autorità italiana, non è un'autorità legata alla magistratura, è un organismo internazionale, espressione dell'ONU, che coordina tutto il settore dei beni culturali mondiali considerati patrimonio dell'umanità, e naturalmente è doveroso che si preoccupi che un bene di questo tipo, sottoposto a uno stress sonoro violentissimo, a un impatto di decine e decine di migliaia di telespettatori come 70.000 per i Rolling Stones, possa avere un danno. I beni archeologici sono sottoposti ovviamente a usura, sono dei beni che noi dobbiamo tutelare, perché non sono di nostra proprietà e non lo erano neanche dei nostri padri. Ci sono stati tramandati da numerose generazioni che abbiamo alle spalle e abbiamo il dovere di renderli intatti ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché è facile appunto cedere alla tentazione di fare di questi beni uno sfondo molto spettacolare, ma fatalmente destinato a subire delle conseguenze naturalmente.
Chiudo davvero su questo perché lei nel pezzo di ieri, mi leggo a questa riflessione che faceva, ha sottolineato come forse il biglietto da visita più significativo l'abbiano avuto i Rolling Stones suonando al Circo Massimo piuttosto che Roma. Questa è la mia tesi che vedo con grande soddisfazione, che è stata proprio ripresa dal professor Puglisi. E io penso che quando si dice che Roma ha un beneficio da queste grandi da questi grandi appuntamenti internazionali si faccia un po' una specie di insulto a questa città, nel senso che questa è una città che veramente non ha bisogno di richiami di alcun tipo. Io vorrei citare anche l'eleganza con cui per esempio il gruppo della Valle sta sponsorizzando il restauro del Colosseo. Se uno passa lì davanti non c'è la minima traccia di un marchio visibile, proprio perché della Valle sa perfettamente che il Colosseo è qualcosa di talmente importante che basta presentarsi come l'autore del finanziamento del restauro del Colosseo per avere un ritorno d'immagine. Quindi questa storia che il mondo vede il Circo Massimo grazie ai Rolling Stones svela un provincialismo e una scarsa qualità culturale che davvero mi stupisce che possa venire da chi amministra attualmente il Campidoglio. Penso che basterebbe riflettere su quello che avviene a ogni udienza papale per capire che parliamo di una sciocchezza, perché se uno dovesse calcolare il ritorno d'immagine per tutti gli appuntamenti che ospitiamo a Roma, poiché noi abbiamo la sede della cattolicità in questa città, ecco, uno che dovrebbe dire allora il famoso indotto di 25 milioni per 70.000 persone, che facciamo un calcolo di 100 milioni di indotto quando ci sono le udienze pontificie, e sono tutte cifre in libertà, e io credo che un'amministrazione seria, prima di tirarle fuori, dovrebbe riflettere con molta attenzione. Al di là dell'attività da giornalista in prima linea, lei cura ormai da tempo una rubrica di confronto costante con i lettori sulle pagine del Corriere della Sera. Ha scritto un libro, ben prima soltanto che si ventilasse l'ipotesi che Ignazio Marino diventasse sindaco di Roma, che si intitola 101 cose che dovrebbe fare un sindaco di Roma, edito da Newton. Faccio questa premessa perché ha una conoscenza profonda dei meccanismi di questa città. Da quel confronto con i lettori, che ogni giorno le scrivono, a cui lei pazientemente risponde, che impressione ha sulla percezione che hanno i romani dell'azione della Giunta Marino? Vorrei proprio un attimo continuare a ringraziare, sono anni che lo faccio, ma la direzione del Corriere della Sera, nella persona di Ferruccio De Bortoli, avermi dato questa opportunità professionale che io trovo straordinaria. È un'avventura umana e professionale veramente di grande interesse. Non c'è giorno che io mi annoi, non trovo ripetitività. È successo in questi ultimi mesi qualcosa di estremamente interessante dal punto di vista politico, ovvero quando Ignazio Marino nella sua campagna elettorale ha utilizzato lo slogan "cambiamo tutto", ha creato inevitabilmente, vista la pessima conclusione dell'amministrazione Alemanno, un'attesa straordinaria. E naturalmente quando si creano attese straordinarie, come è stato nel caso dell'amministrazione Marino, bisogna affrontare anche quello che avviene poi nel collettivo di una città. Cioè, questa è una città che aspettava almeno un cambio di passo su alcuni punti fondamentali che sono, potrei citare almeno la questione del trasporto pubblico, del traffico, della presenza dei vigili sulle strade, della pulizia della città. E anche, questa è una cosa che lei ha avuto la cortesia di citare quel libro, sulla quale, una questione sulla quale spesso ci si sofferma poco, ma che è sentita moltissimo dai cittadini attraverso le lettere che ricevo, lo posso dire, ovvero della manutenzione quotidiana. Cioè, questa è una città che vive molto spesso di annunci, di inaugurazioni, di eccezioni, di momenti straordinari, di nastri tagliati. Perde di vista ciò che rende una città una grande capitale, il fatto che ci sia una cura costante, una revisione come una macchina che è sempre lucida e sempre pronta,
qualche giorno si guarda l'olio, poi si guardano le gomme. Non quando esplodono due gomme si interviene curando il dettaglio. Io mi vergogno anche a dire queste banalità, ma Roma questa cultura non ce l'ha da decenni. E dall'amministrazione Marino si attendeva questo. E ciò che ha fortemente irritato una gran parte dei nostri elettori è stata questa insistenza iniziale su questo progetto. È piaciuta all'inizio moltissimo, però quando si è visto che sembrava quasi una specie di, non dico alibi, ma vorrei dire un fuoco d'artificio per far dimenticare ciò che evidentemente l'amministrazione non riusciva ad accontentare la promessa che era stata fatta, ecco, questo ha fortemente irritato. Cioè, escludo che i problemi dei romani si possano risolvere con la pedonalizzazione dei fori imperiali. Noi continuiamo a scrivere una questione e spero di sbagliarmi, perché se mi sbaglio sarò il romano più felice di questa terra, ma se non viene prima risolto il problema dell'ambulantato illegale e della presenza dei camion bar lungo via dei fori imperiali, noi assisteremo a qualcosa di terrificante, cioè una enorme strada storica pedonalizzata che diventa terra a disposizione dei camion bar della nota famiglia di ambulanti. Ecco, questo il sindaco Marino non sempre mostra di comprenderlo. Mostra irritazione quando gli si rivolgono queste contestazioni, non vive il rapporto con la stampa come un elemento di crescita, un elemento. Io posso dire che, per esempio, negli anni in cui io sono stato capocronista a Roma, il rapporto con i vari Francesco Rutelli, Walter Veltroni era sicuramente complicato, era certamente pieno di momenti difficili, come è corretto che sia in una dialettica tra libera stampa e potere politico, ma nella buona parte dei casi queste persone avevano l'onestà intellettuale di ammettere che il ruolo di chi interpreta il bisogno della cittadinanza attraverso i giornali è un contributo positivo. Ecco, io questa percezione dell'amministrazione Marino non ce l'ho. Ho l'impressione di un sindaco abbastanza, come dire, sicuro delle sue azioni. Adesso è una sciocchezza, ma insomma noi eravamo abituati a Walter Veltroni e Francesco Rutelli, per citare sindaci dello stesso colore politico che utilizzavano noi, la nostra amministrazione. Io sento spesso il sindaco Marino utilizzare la parola io. E quindi io, quando sento la parola io, ho sempre timore, perché poi alla fine una giunta è qualcosa di collettivo, c'è una maggioranza, c'è un'aula di Giulio Cesare, c'è qualcosa che secondo me andrebbe registrato. Sembra quasi che Marino le abbia risposto indirettamente, perché in mattinata, di fronte all'ennesimo faro puntato su Roma, quello dell'agenzia che cura lo studio della qualità dei servizi pubblici e che mette in rilievo, come diceva lei prima, le difficoltà nel trasporto pubblico, il sindaco ha detto: è normale che per cambiare ci vogliono 2 anni di tempo. E qui torniamo allora al livello dell'aspettativa che si era creata durante la campagna elettorale. Li avrà questi 2 anni di tempo Marino per cambiare? Io me lo auguro. Cioè, io ogni volta che noi avanziamo una critica è sempre con la speranza che questa critica porti alla risoluzione di un problema. Io mi auguro di poter dire tra 2 anni: ecco, quello che noi abbiamo detto all'amministrazione Marino è stato eccessivo, siamo stati ingenerosi, oppure. Però io quello che mi sento di dire è che in questo anno sono mancate troppe cose. Per esempio, la gestione in generale di tutto il comparto della cultura è stata una sconfitta pazzesca di questa città. Abbiamo avuto nomine sospese per interi mesi al limite dell'illegalità, abbiamo avuto tuttora, noi abbiamo il Macro, che è il museo di arte contemporanea comunale, che è costato 24 milioni di euro alla collettività romana, che è ancora senza un responsabile, senza una guida, senza una programmazione per l'autunno e per l'inverno. È come aver comprato una casa di grande lusso e lasciarla decadere. Questo è qualcosa di
molto colpevole. Poi abbiamo il Valle Occupato, che è un altro scandalo incomprensibile, un teatro del Settecento affidato dallo Stato al Comune di Roma dopo il discioglimento dell'ENI. Vorrei ricordare che a Firenze la Pergola è diventato un meraviglioso teatro a disposizione della città. Noi continuiamo ad avere la sottrazione di uno spazio settecentesco di fatto privatizzato da un gruppo non ben definito di occupanti nel nome della libertà e del bene comune. Io dico che quel bene comune invece è stato ed è tuttora sottratto e che persino un uomo illuminato e certamente non passibile di essere accusato di simpatie con la destra come Dario Fo ha detto: ragazzi, dobbiamo darci una regolata, così non va bene. E quindi questo ha molto confortato. Ci sono grandi artisti e grandi registi che continuano a dirlo, da Carlo Cecchi a molti altri, a Glauco Mauri, cioè grandi uomini dello. Ecco, e tutto questo Marino continua a rinviarlo, non si capisce perché, e siamo senza assessore alla cultura nella città di Roma. Io credo che questo dato basti per tutti. La saluto, citando il suo libro. Ricordo che tra queste 101 cose da fare che sottoponeva all'attenzione del sindaco faceva riferimento, devo dire dipingendo in modo molto crudo, la situazione di Malagrotta. Lei scriveva di quei gabbiani che tanti ragazzi neanche hanno visto, ma che le generazioni come la sua, come la mia invece conoscono molto bene perché è stato un tratto caratterizzante di Roma. E lei faceva riferimento alla necessità di porre rimedio una volta per tutte a qualcosa che da Rutelli in poi tutti avevano assicurato che sarebbe stato risolto una volta per tutte. Marino anche pochi minuti fa, anche oggi, ha ribadito: abbiamo chiuso Malagrotta, dateci tempo, perché era inevitabile che ci fossero delle ricadute sui livelli di pulizia della strada, ma il nostro risultato è stato storico. Riconosce a questa amministrazione almeno questo risultato storico oppure no? No, su questo, ecco, qua sarei intellettualmente disonesto e sarei un pessimo giornalista, se, o più che giornalista, osservatore delle cose di Roma, se dicessi che così non è. Certamente le ricadute ci sono, osservo, ma non sono stato solo io a dirlo, ci sono state anche altre autorità e altri esponenti politici. Insomma, io vorrei ricordare che per esempio dal PD, che non è precisamente un partito di opposizione, arrivano spesso critiche al sindaco Marino, e quindi anche questo probabilmente dovrebbe far riflettere l'attuale sindaco, ma ripeto, ognuno ha il proprio carattere e la propria modalità. Io penso che certo delle ricadute ci devono essere, ci possono essere, ma superata questa emergenza io credo che Roma abbia il pieno diritto di essere una capitale come le altre. Non credo che Roma chieda di diventare improvvisamente L'Aia oppure Helsinki, che però possa esserci un modo più civile di vivere in questa città, leggermente più pulito, un minimo di rispetto delle regole, un minimo di traffico meno ossessivo, vigili più attenti. Io credo che semplicemente questo, ed è il bisogno che i nostri lettori esprimono attraverso le bellissime lettere che ci inviano.